Ok, oh, che bello! Un'altra domenica insieme a tutti voi, quest'ultimo quarto di finale di Liguria Selection. 20 sono. Ora basta, applauso, fine. Allora, ho detto, 20 sono i cantanti in gara quest'oggi, ma tre, solo tre, sono i nostri giudici a cui va un altro bel applauso. E sono. Sono belli, eh? Sono belli i nostri giudici, li abbiamo messi in formalina, li teniamo lì, congelati, e poi quando li scongeliamo sono belli come il sole. Quindi un bel applauso per Saberina Lazzaretti, che ormai è qua con noi da molte puntate, una corista d'eccezione con una grande carriera alle spalle, che ringraziamo per essere sempre qua con noi, per dedicarci il suo tempo. Grazie. Poi, come non ringraziare la nostra tecnica ormai fantastica, perché lei canzone per canzone ci dà tutte le sue indicazioni, una cantante anche lei con una grande carriera alle spalle, che poi ci parlerà anche di un progetto che ha, che deve partire tra poco. Quindi ringraziamo per essere tornata con noi Anna Marra. E poi il grande baffo da Arenzano, Giuseppe Musetti, che da organizzatore del Festival Un Mare di Musica seleziona cantanti da 14 anni, ha alle sue spalle una grande esperienza nella selezione dei cantanti, quindi comunque il suo orecchio è ben ben allenato per cercare di cogliere quelle che sono le caratteristiche di ognuno di voi, per quanto non sia un cantante come le due signore che abbiamo, che avrà al suo fianco oggi. Ma direi che possiamo subito partire con questa puntata chiamando sul palco il numero 01, che ci farà ballare con la sua musica, Martin Basile, con tutta la sua pompa. Allora, sul palco di Liguria Selection, Martin Basile. Eccomi. Allora, oggi Martin, cosa ci hai preparato? Allora, oggi porto un brano che si intitola La sfida con quel mezzo chilo di gelato, che parla del mio grande amore e che spiega nel testo, alla fine, come sia finito perché non andavamo d'accordo nella scelta dei gusti di gelato. Pensate che io mangio solo verdura. Mannaggia. Sì, il gelato proprio. Siamo incompatibili allora. È un dramma. Sì. Ascoltiamo quindi Martin Basile con tutta la cumpa dietro. Liguria Selection, ultimo basta. Quarto di finale, non c'è più. Ecco, allora, prima del mio numero ho bisogno di due persone che si offrano spontaneamente dal pubblico per collaborare. Ad esempio, quella ragazza là, quella che si sta nascondendo, esatto. E quella là dietro con la chioma colorata bellissima. Allora, Francesca mi dovrà, prego, evitare che il bassista si surriscaldi. Ecco, inizia a sventolare. Tu ti devi mettere qua, per favore. Ecco, esatto, guarda intorno. Allora, se io dico le parole catabasi, rana pescatrice o sibaritico, devi fare un giro su te stessa, va bene? Siete pronti? Farti visita con una vaschetta alla nocciola, come quell'ultima volta tra le lenzuola, mentre il gelato si squagliava sulla scrivania, e un'altra estate ci aspettava giù in portineria, dietro lo sguardo altero a vedere il tuo fondo schiena, è sicuro, moriva di invidia, così per separarci hai disciolto nella tua coca zero, un filtro magico sottratto a canidia, e ora al costo di attraversare l'oceano in bicicletta, fare scalo alle soglie della tua cameretta, ma a 5 minuti da qui sta la tua porta chiusa, mi diresti che scusa è tardi e vai di fretta, così senza un cucchiaio ed un degno alleato, la sfida con quel mezzo chilo di gelato la perderebbe persino un goloso come me, comunque avrei preso i gusti che piacciono a te. Sei un frullatore immerso nel mio buon senso, l'invito a precipitarmi da te, un monopoli con la primavera, so già come va a finire, che va a non finire,
lasci la partita a metà. Scusa ma un'agenda piena. E non mi dire che, e non mi dire che. Scusa ma un'agenda piena. No, e non mi dire che, e non mi dire che. Scusa ma un'agenda piena. Consideravo il rischio di ferirsi con le donne e con il filo interdentale, quindi nomino il tuo nome in vano, è facile a dirsi. Critico la ragion pura quando parla il plurale. Ognuno ha il suo inferno da fuggire, del mio sono io, ma per fortuna prima di uscire tendo a chiudermi in frigo tra budini e panne cotte, che gentilezza e bene anche l'inferno dice a starotte. Ma con tutti i rovesci previsti per stanotte non busserò alla tua porta, ma due amiche mignotte. Mi rimetterò al giudizio di Priapo, nascondendo le lacrime in tasca reciterò capo. Ecco il rapporto appena compilato sul rapporto avuto con la donna che ho amato, che mi ha rottamato. Non poteva funzionare, sai, divergenze in fatto di gusti gelato. Sei un frullatore in marzo, nel mio buon senso. L'invito a precipitarmi da te, un monopoli con la primavera. So già come va a finire, che va a non finire. Lasci la partita a metà, scusa ma un'agenda piena. Non mi dire che, e non mi dire che. Scusa ma un'agenda piena. E non mi dire che, e non mi dire che. Scusa ma un'agenda piena. Agenda piena, yeah. È stata bravissima. Sul palco di Liguria Selection, Martin Basile. Grazie ragazzo. Addio. Allora, eccoci qua. Fate sentire le manine, sa? Ecco, bravi. Eccoci qua, pronti per la seconda esibizione. Siamo pronti per la seconda esibizione, quindi chiamiamo sul palco subito Stefania Pertica, numero 02. Allora Stefania Pertica, numero 02, cosa ci fai ascoltare Stefania? Guarda stelle di Bungaro, accompagnata dal maestro Fabrizio Zingaro. La giuria ha carpito il titolo della canzone, ne sono molto lieto, quindi sul palco con noi, numero 02, Stefania Pertica col maestro Zingaro. Grazie. Piace calcolare le distanze, da qui proiettarmi nello spazio siderale, da qui, da un milione ad occhio e croce di persone, da qui ho conosciuto la costellazione. Qui chissà, senza mai guardare dentro un cannocchiale, perché la mia vista vede è una lente naturale e ho fantasia e posso anche volare, la fantasia. Lo sai, ti fa volare. Guarda stelle, guarda, in questo mare di stelle mi perderò con te. Guarda stelle, guarda, è un cielo di fiammelle.
da qui mi stacco da terra ad immaginare da qui chissà se c'è un mistero grande da scoprire da qui una libera preghiera per una pace da inventare. Ho fantasia e posso anche volare, la fantasia lo sai ti fa volare, guarda stelle, guarda in questo mare di stelle mi perderò con te. In questo mare di stelle mi perderò con te. Guarda stelle, guarda, è un cielo di fiammelle, è un cielo di qua. Numero 02 Stefania Pertica, grazie, grazie cara, grazie a Zingaro. Quindi raccogliamo i voti adesso per il numero 03 Diana Mangano. Ti ho fatto aspettare un po', eh. Vabbè. Prego, così allenti la tensione, che poi non è vero, anzi aumenta sempre di più. Com'è? Bene, 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 tutto a posto, grazie. Aspetta che arriva il microfono. Sì, sì, sì. Ecco cara, raccontami un po'. Niente, ti racconto che oggi canto un altro tipo di canzone rispetto, sì, all'altra volta. Cosa ci fai ascoltare? Una canzone di Alexia, Dimmi come. Quindi, Diana Mangano, se vi piace quello che farà, numero 03. Grazie. Numero 03, ecco. Come fai a tornare qui senza bussare, dimmi come fai, per niente facile vivere così, ti dovrei odiare, ma come farei? Forse metterti nei guai, io non riderei. Dimmi di me che cosa ne vuoi fare. Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore. E no, e dimmi, dimmi, dimmi amore. Tu non sai cos'è il rispetto se non senti dolore. Tu dimmi se, dimmi che sei. Tu vieni quando vuoi nel mio letto e poi contatto. Febbre sale su, mi
ammazzerei, ma poi non so quando non ci sei. Senza di te non c'è più sole. Cosa sei? Cosa sei per me, baby? Tu non sai cos'è il rispetto se non senti dolore. Non è, non è, non è così che devi fare. Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore. Ma non mi vedi, cos'altro puoi desiderare? Tu non sai cos'è il rispetto se non senti dolore. Mi devi rispettare, l'amore prende età. Grazie Diana. Grazie. Ascoltatevi bene perché questa è una cosa importante. Solo ed esclusivamente all'interno del Liguria Selection ci sarà la possibilità quel giorno, quindi la semifinale, la prima, la seconda e durante le finali, di acquistare i biglietti della Fiera Internazionale della Musica al prezzo che invece di essere di 15 euro sarà di 10 euro, solo ed esclusivamente per chi è di Liguria Selection, quindi chi è qua può acquistare un numero di biglietti che, ripeto, è un numero di biglietti chiuso, cioè ne abbiamo solo una parte che abbiamo deciso di, in collaborazione con l'organizzazione della fiera, abbiamo deciso di dare solo all'interno di Liguria Selection. Quindi se voi foste interessati a venire poi alla Fiera Internazionale della Musica, avete la possibilità, dicendolo a me, alla Daniela, comunque parlandone qua con i responsabili, di prendere i biglietti che la prossima volta ne verrà portati un tot, ne porteremo un tot. Quindi ne avremo un po' disponibili, sia per, ovviamente per chi andrà, sia che nella semifinale, e sia poi chi vuole comprare. Il numero, vi ripeto, è un numero chiuso, quindi finché ci sono noi li possiamo dare. Quando non ce ne sono più dovete comprarli poi o su internet, però costano di più, oppure direttamente in fiera, anche lì costano di più. Questa è un'informazione che mi sembrava importante darvi. E andiamo avanti, grazie mille. Potete già comunque comunicarcelo adesso nel caso, così noi le portiamo magari un po' di più, ok? Allora, numero 04, a questo punto chiamo sul palco Cosimo Vascola. Grazie Cosimo, ciao. Come stai Cosimo? Bene, bene. Bene? Dici un po'. Questo quarto di finale, come te lo giochi? Me lo gioco con un brano di Leonard Cohen, sì. Alleluia, nella versione di Alexandra Bach però. Quindi, qui siamo in trepidante attesa, vogliamo ascoltare subito numero 04, Cosimo Vascola. Oh, mi raccomando, i biglietti non è che sono tanti. Secret chord that every player pleased the Lord. You don't really care for music, do you? When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, let the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah.
in faith was strong, but you needed proof. You saw your bleeding on the roof, and beauty and the moonlight overdrew you. She tied you to her kitchen chair, she brought you throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. 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 God above, but all I ever long from life, the sound was shoes, somebody who drew you. It's not a cry though air and night, it's not someone to see the light, it's calling me to broken hallelujah. Andiamo avanti, perché io sono anche curioso di sentire questi giudici oggi cosa hanno da dire su questi cantanti. Quindi chiamerei sul palco il numero 06, Katia Capannelli. Com'è? Grazie. Bene? Buonasera. Sì, sei tonica? Ero distratta perché mi aspettavo il 5. Quindi... Ti aspettavi il 5, invece tac, è spuntato il 6. Sì, se vuoi abbiamo un attimo per poterci fare due chiacchiere, rilassarci. Tanto tuo marito, visto che non c'è oggi, quindi eccolo. Sì, che spunta. C'è, eh? C'è. Beh, c'è, allora c'è. Ti guarda, allora. Tanto è qua con me adesso, non con te. Allora, senti, mia cara. Scusa, Giusy, poi. Grazie. Ti è? Vieni, tanto non puoi venire qua. Allora, Katia, senti. Vieni più dalla mia X qua, eh. Cosa ci fai ascoltare quest'oggi? I dubbi dell'amore di Fiorella Mannoia. I dubbi dell'amore, vedi, te lo sta anche dicendo, dove sei? Sono dubbi, non si sa mai. Ogni tanto, dopo 27 anni magari. Lo spettacolo, insomma, sai com'è, il presentatore. Va bene, ascoltiamo subito il numero 06, Katia Capannelli. Grazie, ciao ciao. Se una mattina io mi accorgessi che con l'alba sei partito con le tue valigie verso un'altra vita, riempirei di meraviglia la città, ma forse dopo un po' prenderei ad organi l'esistenza, mi convincerei che posso fare senza, chiamerei gli amici con curiosità e me ne andrei da qua, cambierei tutte le ore.
e comunque ne uscirei. Non so quando, non so come, ma se domani io mi accorgessi che ci stiamo sopportando e capissi che non stiamo più parlando, ti guardassi e non ti conoscessi più, io dipingerei di colori muri e stelle sul soffitto, ti direi le cose che non ho mai detto, che pericolo la quotidianità e la tranquillità. Dove sei, come vivi dentro, c'è sempre sentimento nel tuo parlare piano e nella tua mano c'è la voglia di tenere quella mano nella più. Grazie. Sul palco di Liguria Selection, Katia Capannelli, numero 06. Allora, ora gradirei dalle quinte là dietro un pochino di silenzio. Grazie, grazie, perché questo è un momento importante, perché devono parlare i nostri giudici dall'alto della loro competenza e professionalità. Diamo la parola adesso a Sabrina Lazzaretti. Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. Dice tutto, dice. Beh, ci sono un po' di cose. Allora, sono rimasta entusiasta nel vero senso della parola e, se posso dirlo, di Cosimo, perché mi ha veramente fatto venire la pelle, lo posso dire perché ormai i nomi li facciamo, la pelle d'oca dalla testa ai piedi. È stato bellissimo, non solo per la vocalità, ma come, per l'espressione, per come ti ha dato il pezzo, ti è entrato veramente dentro, bravissimo. Per quanto riguarda gli altri, sento sempre delle belle voci, chi ha doti anche di intrattenimento, ma magari non abbinato bene al pezzo. Ed è un peccato. Insomma, ci sono delle cose da mettere un po' a posto, però non posso dire assolutamente nulla, anche quest'ultima voce che abbiamo sentito molto bella. Insomma, ci sono delle cose da mettere a posto, ma non eccessivamente, oserei dire. Sembra sempre più difficile per voi dover... Sì, è più difficile e molto più divertente, devo dire. Oh, bene, bene, sono contento che vi piaccia. Adesso ascoltiamo il nostro talent scout, Giuseppe Musetti. Buonasera, buonasera a tutti. Io mi sto divertendo ed è la cosa più importante, più bella che possa esserci. Anch'io faccio i complimenti a Cosimo perché mi ha veramente entusiasmato. Credevo fosse il freddo e invece no, era proprio l'emozione che è nata dai piedi e salita. Complimenti veramente. Mi associo a quello che ha detto Sabrina, ci sono qualcuno forse delle tecniche da sistemare, da aggiustare. Le voci sono buone, sono belle. E ripeto, con qualche piccolo accorgimento sicuramente i risultati si miglioreranno senz'altro.
Bene, grazie Giuseppe. Adesso passiamo la parola ad Anna. Ora io faccio un piccolo preambolo per chi non avesse visto le puntate precedenti. La nostra cara Anna, oltre che avere una carriera di cantante lirica, esperta di jazz, quindi comunque nel mondo della musica da una vita, ha la capacità di andare a cogliere tutte le, ognuno per uno una cosina da dire la trova sempre. Intanto volevo chiederti, che mi sembra che tu stia organizzando uno spettacolo. Sì, grazie. Allora, volevo sapere. La mia associazione, che ci occupiamo soprattutto di produzione di opere liriche, appunto, il 21 di aprile a Pasquetta faremo Il Barbiere di Siviglia. Quindi per noi sono tutte produzioni senza scopo di lucro, diciamo così. E io vorrei invitare anche chi vuole della Liguria Selection, se vuole partecipare alle prove, al dietro le quinte, perché anche questo è un modo di fare spettacolo, anzi, cioè tra teatro e canto. A me piacerebbe moltissimo, quindi se qualcuno di loro fosse interessato è benvenuto a vedere qualsiasi cosa, anche lo stesso spettacolo, ma anche dietro le quinte se vuole. Quindi, perché è bello portare, oltre a questo tipo di musica, avvicinarsi anche ad un altro tipo di musica che spesso è un po'... La musica va conosciuta tutta conosciuta per potersi tutta. Esprimere al meglio. Okay, ma adesso grazie, dimmi un po', prego. Dimmi allora, un po'. Come se io vado sempre persona per persona. Così nello specifico. Nello specifico. Allora, Martin, non posso giudicare la tecnica vocale perché è rap, quindi va bene, è molto simpatico, un intrattenitore quasi più che altro. Quindi insomma, un giudizio comunque complessivamente positivo. Stefania, se non ricordo male, ha una buona voce, ma sempre un po' uguale, ha pochi armonici. Questo sempre dipende dalla tecnica. Quindi qui non si parla di cantare male o bene, si parla soltanto di chi sfrutta più la tecnica o meno. Quindi gli armonici non escono fuori e la voce rimane sempre un po' uguale. Diana, che ha cantato Alexia, ottima voce, anche qui da aggiustare gli alti quando va in alto, perché è sempre molto leggermente urlata, quindi bisogna sempre stare attenti a questa forma, no? Vediamo sempre. Per quanto riguarda Cosimo, non c'ho niente da dire, nel senso che è un'ottima tecnica, devo dire, veramente gira la voce, eccolo. Gira la voce giusta, perfetta, quindi non ho veramente niente da dire. Bene. Complimenti. E poi, grazie. E poi l'ultima, Katia, una buona voce, però anche lei sempre un po' uguale, un po' piatta mi viene da dire, ma non vorrei offendere. Quindi questa è mancanza solo un pochino di tecnica, di tirare, di appoggiare bene il diaframma ed esce fuori molto meglio la voce con più armonici. Basta poco. Che ce vo'? E che ce vo'. Comunque le voci, ripeto, io sto qui andando sullo specifico, sul pelo dell'uovo, quindi. Ma ora qui si gioca tutto, si gioca tutto nel pelo dell'uovo proprio, si gioca esatto. Tutto qua. Bene, esatto, ringraziamo grazie. Per questi giudizi i nostri cari giudici. E a questo punto io direi che possiamo proseguire. Quindi proseguiamo subito col numero 07, Nicolas Piscitelli. Nicolas, parliamo. Cosa ci fai ascoltare? Zittila dietro! Manicure di Lady Gaga. Ah, bene, ascoltiamolo allora, siamo curiosi. Nicolas Piscitelli, numero 07. Questa, l'ultimo quarto di finale di Liguria Selection. E faccio fischiare tutto. Put some lipstick on, perfume your neck and sleep your eyelids on, rinse hair, curl your hair, loosen your hips and get a dress to wear. I'm the one who become around, get a love in you. You're the medicine I need, either way you make me feel. I'm gonna be Monica, you gonna be Monica, mama Monica, she gonna be Monica. Salons enough for her not to feel so insecure, mama Monica, she gonna be together, her. Can you feel it, can you feel it, can you feel it, I'm addicted to
love into manicure. Can you feel it, can you feel it, can you feel it? Looking serial killer, man is a goner. Touch me in the dark, put your hands all over my body part. Throw me on the bed, squeeze this, squeeze it, what is that? Cause I love Chiku, come around and get a loving girl. You're the medicine, I need to hear the way you make me feel. I'm gonna be Monica, you wanna be Monica. My Monica, she gonna be Monica. Talons enough for her not to be so insecure. My Monica, she gonna get good with her. Can you feel it, can you feel it, can you feel it? I'm addicted to the love that you Monica. Can you feel it, can you feel it, can you feel it? Looking serial killer, now that you're Monica. Monica! Heal me, cause I'm addicted to love. Save me, cause I'm addicted to love. I'm gonna be Monica, you gonna be Monica. My Monica, she gonna be Monica. Talons enough for her not to be so insecure. My Monica, she gonna be together. Can you feel it, can you feel it, can you feel it? I'm addicted to the love that you gonna. Can you feel it, can you feel it, can you feel it? Looking serial killer, now that you Monica. Monica. I'm gonna be Monica, you wanna be Monica. My Monica, you gonna be Monica. Monica. Grazie. Allora, invece sono sicuro che è già pronta da qualche parte, ma io non la vedo. Gloria Gandolfo, numero 08, era nascosta. Ciao. Ah, bene. Questo è il momento del mio lavoro che mi piace di più. Su questo palco sei sempre pieno di belle ragazze, no? Tutte belle. Quindi lo faccio proprio volentieri, caro. Allora, dicevamo, Gloria, prego, vieni qua. La X la copro sempre io col mio piedino, che è un 36, però la scarpa è lunga. Sì, 36, sì, sì. Anzi, te che numero hai? 36. Perfetto, potresti prestarmele per la prossima volta, sì. Ne metto due su un piede solo. Gloria Gandolfo, numero 08. Cosa ci fai ascoltare? Allora, un pezzo che ho scritto io si chiama Don't Let Go. Quindi, è inedito, ok, giudici? È inedito, mettete una crocetta che così la... Ok. Bene, allora, in bocca al lupo, faccio ascoltare il tuo pezzo. Per chi volesse votare Gloria, il numero è lo 08, Liguria Selection. My hands are rooting a breath. You have a piece of me, don't let go. A thunder inside, a mess on the outside, faking smiles all the time, and you on my mind. Will this ever end? Not strangers, not friends, now we're growing apart. Oh, take me back to the start. Hold my hands, oh, take a breath. You have a piece of me, don't let go.
outside. Feel the rain and wondering why. What this feels like hasn't changed for a long time. Tearing up art, watching falling stars, but being alone, you enjoy half of the show. Hold my hand, oh, take a breath. You have a piece of me, don't let go. After many, many years, no matter all the tears, if they'd ask me to dream, I know I'd think of you. But how is this fair? We never stand it a chance, but I'm still not ready to let you go. Matteo Murgia. Allora Matteo, vieni qua dalla X e mi metto, mi defilo un pochino. C'hai fretta? Loro mi ammazzano, più perdo tempo più mi uccidono. Allora Matteo, anche te, come te la giochi? Con un inedito scritto da una musica e testo scritto da un amico, si titola Immagina. Quindi con un bel inedito, bello, ora vediamo se è bello. Bello inedito, ora sembra che poi uno l'ha già sentito. Un inedito giudicato. Per lui sicuramente è bello, se no non l'avrebbe cantato. Matteo Murgia, numero 09. Grazie. Se potessi ritornare in un giorno un po' speciale, lo farei. Dove tutte le paure diventavano le cure dei miei guai. Ma potevo dimostrare che qualcosa di speciale c'era in me, in me. Equilibrio, differenza, lo apprezzava chi era senza, senza un minimo di pace dentro sé. Allora, allora immagina di vivere in un mondo dove il giorno non ha età, senza ma, dove tutto ha più energia, come fosse la tua guida che accompagna la tua vita e non la fa cadere giù. Ma solo se vuoi tu. Vorrei essere più forte, comandare io la sorte, sento che potrei. Puoi guardare e non toccare, chi l'ha detto che fa male se rispetto c'è. E ricordo da bambino dove tutto il mio sorriso era fragile. Ma ora è solo
po' più forte, ma non cambia perché forse sono io che sono sempre piccolo. E allora, allora immagina di vivere in un mondo dove il giorno non ha età, senza ma, dove tutto ha più energia, come fosse la tua guida che accompagna la tua vita e non la fa cadere giù. Di vivere in un mondo dove il giorno non ha età, senza ma, dove tutto ha più energia, come fosse la tua guida che accompagna la tua vita e non la fa cadere giù. Numero 09, Matteo Murcia. Avete visto quanta gente viene qua? Avete visto quanta gente? Ma cosa ci state a fare a casa? Ma dovete venire qua a godervi questo spettacolo che finisce il 23 di questo mese. Quindi ancora due semifinali e una finale. Vi aspettiamo qua, qua in Corso Italia. Il cameraman mi fa ridere perché è veramente un ragazzo a modino e dicevo che mi fa perdere ancora il segno, dicevo venite a trovarci qua in Corso Italia ad ascoltare questi ragazzi e a votarli e a fargli raggiungere il loro obiettivo, che è quello proprio di esibirsi alla Fiera Internazionale della Musica e di vincere un bel contratto discografico con Maya Record tutte le domeniche fino al 23, dove ci sarà la finale. E niente, andiamo avanti perché sennò finisce che faccio fuori qualcuno. Bene, numero 10, Virginia Dalla Torre. Grazie. 30 anni di carriera sulle spalle, Virginia. Prego qua sulla nostra Ichese. Allora, cara, so che i giudici ci tengono. Quanti anni? 10. 10 anni, giudici, ci fa ascoltare. Mi sei scoppiato dentro il cuore. Mi sei certo, grosso come sono, è facile. Va bene, mi sei scoppiato dentro il cuore, numero 10, Virginia Dalla Torre, Ceriale. Eccola qua, ascoltiamola subito. Era solamente ieri sera. Io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di noi. E tu, tu sei arrivato, mi hai guardato e allora tutto è cambiato per me. Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso, all'improvviso, non so perché, non lo so perché, all'improvviso, all'improvviso sarà perché mi hai guardato come nessuno. Capito ancora, non so come può finire quello che succederà, ma tu l'hai capito, l'hai capito.
Virginia Dalla Torre, numero 10. Quindi ascoltiamo i tre giudici tre. Ascoltiamo i tre giudici tre, partendo questa volta dal buon Giuseppe. Silenzio, parlano i giudici, grazie. Finiti senior in maniera buona, perché Matteo ha fatto un brano veramente valido, complimenti a te e a chi l'ha scritto, perché è buona musica, buon testo, buon tutto, complimenti veramente. E credo che ora incomincia ad essere tappa dura, nel senso che con questi ragazzini qua ci sarà da battagliare, penso, parecchio. Chiaro che il giudizio tecnico delle mie due compagne di viaggio sarà molto molto importante. Sì, ma è anche importante cogliere sicuramente, questa capacità, certamente, di cogliere certamente quello che ti arriva. Certamente. Un po' come faceva, come fa Simona Ventura, vieni. Sei la nostra Simona Ventura. Grazie. Prego. Sei un amico. Bene, passiamo alla palla, quindi adesso a Sabrina Lazzaretti. Lo faccio apposta, sappiatelo. Sì, lo faccio proprio apposta. È il ping pong, sì, del microfono. Sono pagato per questo, sì. Allora, io parto da complimenti. Iniziamo subito con i complimenti a questa ragazzina della Torre, perché veramente a 10 anni, ragazzi, i polmoni scoppiavano, bellissima. Mi ha dato veramente una carica, veramente brava. Mi sei scoppiata. Devo dire, ho sentito una voce meravigliosa. Dentro al cuore, tutto il viso. Allora, poi invece, allora, ho sentito delle belle voci, ma da impostare, ancora molto acerbe, quindi che ti lasciano note così senza un minimo di vibrato, di non cadertela così mozza. Inediti, a parte il penultimo, scusatemi, di Murgia, che mi è piaciuto tantissimo, ma è piaciuto tantissimo lui per quanto riguarda il canto, per quanto riguarda l'immagine, il pezzo è veramente bello. Quindi è il nuovo Eros Ramazzotti, oserei dire. Almeno bene, questo è bene, quello che penso sempre io, senti. Mentre l'inedito prima, se vogliamo fare dire proprio qualche cosa di un po', non mi è piaciuto. Dobbiamo granché. dobbiamo aiutarli. Non mi è piaciuto granché, perché non aveva sound, non era orecchiabile, in più un pezzo inedito in inglese, dove la maggior parte delle volte ci si mangia le parole, quindi anche magari chi, io per esempio, già lo capisco, non è che si capisse granché. E mi dispiace, perché la voce era bella, anche sempre un po' acerba, ma bella. Allora, magari se si presentava con un altro pezzo avrebbe fatto sicuramente una figura più, ma non perché non sappia scrivere, attenzione, perché evidentemente sono i primi passi ancora che deve, non è una, è una critica costruttiva, non denigratoria, capiscimi, perché la voce è bella, però il pezzo secondo me ti ha un po' mozzato le gambe, ecco così. Basta, passo. Bene, i giudizi cominciano a essere belli. Sentiamo cosa ne pensa la nostra Anna. Allora, partiamo da Nicolas con il pezzo di Lady Gaga. Io penso che la scelta dei pezzi sia sempre importante, Sì. Perché lui era, ha una buona voce, ma era... È come se io portassi un pezzo di Cristina D'Avena, via. Ecco, non ci staresti bene. Nel senso che era, la voce era buona, però era un po' impacciato, e portare un pezzo di Lady Gaga da discoteca rendeva un po' la cosa un po' strana, però ripeto, in generale la voce era buona. Poi andiamo appunto su Gloria. Sì, ritengo che Gloria debba lavorare un pochino di più sulla tecnica vocale. Io sento sempre queste voci molto piatte, senza vibrati, senza piani. Studiate, perché manca un po' quello, io lo sento da quello, ma non è, ripeto, è una critica in cui si deve lavorare, si viene apposta per questo. Però un applauso anche comunque al pezzo, anche se in inglese, però scrivere non è facile e va bene, cioè, però manca sempre quell'espressività che si acquisisce soltanto dalla sicurezza nella tecnica. Grazie, caro. Poi Matteo, buona voce, anche lui un pezzo molto alla renga, insomma. Quindi comunque
molto in generale molto positivo. Anche lui aveva un suo certo, sapeva stare sul palco. Ok, poi? E poi cosa dire? Cosa dire? Quando arrivano i piccoli, aiuto, è difficilissimo. Devo dire che è un pezzo che mi piace moltissimo perché amo Mina. E lei, io penso che la tecnica l'abbiano più i bambini, non so se per un fatto naturale, perché non pensano, hanno già alzano già la voce in alto, in maschera, è una loro, che poi la perdiamo e dobbiamo riacquistarla. E lei, devo dire che ha fatto tutto, non ha, ha fatto tutto preciso, bello, pulita, 10 anni credo che sia, quindi complimenti per la bimba. Numero 11 qua sul palco di Liguria Selection, lo spingiamo in là la cartellina con nonchalance. Caudullo Planta, allora la sono studiata a memoria. Ah, mi piace questa cosa, è confidenziale, amichevole direi quasi. Allora ragazzi, cosa ci fate ascoltare? Tardas di Mica e Chiara. Bene, ascoltiamo quindi il numero 11, Caudullo Planta. Ecco un bel duo, conico. Spingiamo la cartelletta in là. Could be staring at somebody new. Stuck in my head is a picture of you. You are the thunder, I was the rain. I wanna know when we see you again. I said I love you, you say goodbye. Everything changes in a blink of an eye. It's been a while, I still carry the flame. I wanna know if I see you again. Vieni con me. Vieni con me. Io resterò qui fermo finché tu non vorrai stare con me. I can put a little stardust in your eyes. I put a little sunshine in your life. Give me a little hope you feel the same. And I wanna know if I see you again. If I see I'm you like again. A fool, 'cause you're not even there. I'm writing this song and you don't even care. Show me a lifeline, open the door. Pick up my heart and you left on the floor. On the floor. On the floor. Io resterò qui fermo finché tu non vorrai stare con me. I can put a little stardust in your eyes. And put a little sunshine in your life. Give me a little hope you feel the same. And I wanna know if I see you again. Funny how the time go rushing by. And all the little things we leave behind. But there and then in everything I do, it's a little bit of me and a little bit of you. When will I see you again? 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 Oh. Voglio sapere se tu vieni con me. 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 Ah, roba da farsi venire le carie. Bravi, bravi, io scherzo. Caudullo Planta numero 11, se volete votarli. Grazie caro e grazie cara. Allora devo andare dal dentista subito. Va bene, andiamo avanti, proseguiamo
subito chiamando sul palco numero 12. Giudici, state pronti. Giulia, benvenuto. Giulia, benvenuto, numero 12, viene da Cervo. Quanti anni ha? Da Imperia, qui c'è scritto Cervo. Adesso ho sbagliato. Allora, cosa ci fai ascoltare? Radioactive degli Imagine Dragons. Quanti anni? 15. 15 anni, ossa. Ascoltiamo quindi numero 12, Giulia, benvenuto. Grazie e benvenuta. I'm waking up, the ash and dust, I wipe my brow and I sweat my rust, breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on a prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up, I feel it. My bones enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, 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 I'm radioactive, radioactive. Whoa, 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 I'm radioactive, radioactive. I raise my flag, don my clothes. It's a revolution, I suppose. We're painting red to be right. I'm breaking in, shaping out, and checking out on a prison bus. This is in the apocalypse. Whoa, I'm waking up, I feel it in my bones enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, 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 I'm radioactive, radioactive. Whoa, 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 I'm radioactive, radioactive. Oh, system go, sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside, I'm waking up. I feel it in my bones enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, 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 I'm radioactive, radioactive. Whoa. Grazie. Giulia, benvenuto, numero 12. E adesso continuiamo con i junior, chiamando sul palco il numero 13, Riccardo De Masi. Riccardo. Riccardo che si è portato tutta la parentanza. Vieni qua Riccardo. Ancora più in qua, ancora più in qua, più in qua, più avanti, un pochino più indietro. Allora Ricky, ascolta, cosa ci fai ascoltare? Tanto, quanti anni hai? 15. 15 anni, giudici. Allora Riccardo, dicevamo, cosa ci fai ascoltare? Un amore così grande di Guido Ferilli. Un amore? Un amore così grande. Quella lì? Perfetto, ascoltiamo numero 13, Riccardo De Masi, Liguria Selection, eccoci. Sento sul viso
respiro, cara come sei tu, dolce sempre di più. Profumo, stringiti forte a me, non chiedermi perché. La sera scende già, la notte impazzirò, in fondo agli occhi tuoi brucia. Breve poi la bocca tua si accende un'altra volta, un amore così grande, un amore così. Breve poi in fondo agli occhi tuoi bruciano i miei. La sera scende già, in fondo agli occhi tuoi bruciano i miei, un amore così grande, un amore così. A noi un silenzio breve, poi la bocca tua si accende un'altra volta, Riccardo De Masi,
Marco. Andiamo avanti in questa splendida avventura chiamando sul palco Alessia Torrigino, numero 14. Ok. Un amore così grande. Grazie, 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 grazie. Allora, spero facciano passare anche me. Vieni più avanti. Alessia, com'è? Bene. Ne la famo? Sì. Cardiologo? Allora, abbiamo un cardiologo, un anestesista e un rianimatore dietro le quinte, quindi stai tranquilla. Un bel respiro e dici cosa canti e canto, quanti anni hai? Ho 15 anni e canto Scintille di Annalisa Scarrone. Quindi 15 anni, Alessia Torrigino, numero 14. Divertiamoci. Avanti il prossimo, signori. Satelliti sulle formiche piano sbiadiscono le favole e quelle più antiche, ma un arcobaleno dietro al finestrino riporta qui l'estate da bambino. Tornano, tornano le rondini dall'uragano e dietro un semaforo tu che adesso appari piano come una farfalla sopra la mia mano, inaspettata quanto attesa. Come poterti dire che questa mia canzone già ti appartiene e mi lascia di te come in un regalo di Natale, la curiosità di non sapere cos'è. Dritto allo stomaco, tu come un colpo di scena, scivola, scivola, un brivido sulla mia schiena. Per te che forse un giorno sarai solo mio, o forse è solo un sogno già finito. Tornano, tornano le fantasie, quelle più ardite, noi ci guardiamo ma senza capire cosa è stato. Sembriamo una scintilla non ancora accesa, inaspettata quanto attesa. Come poterti dire che questa mia canzone già ti appartiene, mi parla di te e tu con me. Come poterti dire che questa mia canzone già ti appartiene, mi lascia di te come in uno scherzo a carnevale, la curiosità di non capire. Prendimi, comprami con quegli occhi da diamante che ora scintillano e il resto ormai non conta niente. Riportami l'eternità in un attimo e sarò il tuo infinito in un istante. Come poterti dire che questa mia canzone già ti appartiene, mi parla di te e tu con me. Come poterti dire che questa mia canzone già ti appartiene, mi lascia di te come in un regalo di Natale, la curiosità di non sapere cos'è. Allora, andiamo avanti. Adesso, dopo aver ascoltato il numero 14, ascoltiamo il numero 15. Numero 15 che chiamo sul palco, Francesca De Matteis. Dici, anni? 16. 16 anni, giusti giusti, rientra nella categoria per miracolo. Diciamo che è la vecchia della situazione. Cosa ci fai ascoltare, Francesca? Russia Roulette di Rihanna. Giudici, avete compreso il titolo? Allora, a questo punto non posso fare altro che dare la voce a Francesca De Matteis. Grazie a Giusy Rorelli per le foto. Ciao. Grazie.
Take a breath, take a deep, calm yourself. It says to me, if you play, you play for keeps. Take a gun and count to three. My sweat and now, moving slow. No time but think, my turn to go. And you can see my eyes. Pray to yourself. It says close your eyes. Sometimes it helps. And then I get a scary thought. There is here, means it's never lost. And you can see my eyes. Giudici, dando la parola subito ad Anna Marra. Era distratta. E sono sempre l'ultima. Bisogna cambiare un po', eh. Allora, dove siamo? Aspetta, eh. Siamo qua. Allora, siamo partiti dal duo, giusto? Siamo partiti dal duo, esatto. Ho trovato più tecnica in lei che non nel ragazzo. Comunque, sì, nel complesso abbastanza buono, insomma. Comunque ho trovato più tecnica in lui che in lei che in lui. Poi per quanto riguarda Giulia, ho sentito un po' di graffiato nella voce, non so se è fatto apposta, ma mi è piaciuto molto. Comunque è una cosa da tenere un po' in alcuni punti urlata, ma va bene, cioè, ci sta, andiamo avanti. Di Riccardo cosa devo dire? Mi è uscita la lacrimuccia, quindi se, per me è stato poi proprio... essendo lei che questo stile è nel suo, sì. È un bel complimento, eh? Sì, sì, no, devo dire che oltretutto 15 anni, non so se studia, se niente. La nonna niente. Dice sì. Sì, si sente. Cioè la sorella, volevo dire. No? Potrebbe fare, adesso io non lo so quali sono le sue specialità, ma potrebbe tranquillamente, magari non adesso perché è piccolo, 15 anni è presto,
però tra 5 anni, 6, 4 anni potrebbe fare lirica, è veramente molto portato per quello. Te capì? Ecco, quindi vabbè, niente da dire. Anzi, lo invito al barbiere di Siviglia, se vuole. Ecco, vedi già, casting, via. Allora, poi per quanto riguarda Alessia, brava, è particolare nel muovere in alcuni punti la voce, ho sentito un po' di cambiamenti particolari, glissati, eccetera, quindi mi è piaciuta molto anche come tipo di tecnica. Bene, 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 bene. E poi Francesca, c'è sempre questo problema della tecnica, negli alti si è ingolata, quando si va, cioè la voce non esce da qua, esce da qua. Ed è c'è una differenza enorme, quindi quando si va negli alti si gira, altrimenti risulta un po' urlata. Sempre il problema della tecnica, però voglio dire, no, nessuna stonatura, va benissimo. Io devo essere un po'. Se no, che se stai a fa. È un po' come suonare una chitarra elettrica senza attaccarla all'amplificatore. Tutto Ok. Grazie, cara, un bel applauso. Grazie, grazie mille. Grazie. Sentiamo. Mi piace vedere questa indecisione. Giuseppe, dai, dimmi. Sapevo che toccava a me. No, io, cioè, dopo una descrizione dettagliata come ha fatto Anna, non posso... Tu ci devi fare una descrizione di cuore. Di cuore. Io, se devo fare una descrizione di cuore, mi alzo e mi inchino a Riccardo, perché è stato qualcosa di fantastico. Grazie dell'emozione che hai fatto. Vedi, vedi. Abbiamo dei giudici. Abbiamo dei giudici che io, a me piacciono questi giudici qua, perché? Perché se devono farti un complimento te lo fanno a cuore, a scena aperta, e se devono farti una critica te la fanno a scena aperta. Quindi sono giudici veri, quindi un bel applauso, perché fa piacere ai cantanti sentire quali sono le particolarità della loro esibizione. E quindi sentiamo Sabrina Lazzaretti. Allora, io partiamo dall'ultima. L'ultima ragazza, Francesca, a me personalmente è piaciuta poco, ma è piaciuta poco perché la vocalità non era granché, peccava spesso calante o crescente, insomma gli alti poi urlava, è una cosa fondamentale. E se volete urlo, non è un problema. Allora sono un stata po'. Una cantante, ti faccio vedere il diaframma. Problemi. Però, ok. E, insomma, quando va negli alti è pesante, c'è un po' studiare. Perché urla, c'è da studiare, c'è da modulare, c'è da dargli quella tinta di rosa che mancava, diciamo così. Ok. E per quanto riguarda il duo, anche qui ho avuto un po' più di problemi io in questo turno, chiamiamolo turno. E nel duo io mi aspetto delle terze, mi aspetto delle frasi insieme dove ci sia un'armonia. Io purtroppo, per quanto il pezzo magari sia costruito giustamente così, ma non ho sentito, anzi spesso la nota alta non era giusta, quindi insomma non mi sono di nuovamente piaciuti moltissimo neanche loro, né lei e né lui, devo dire. Oh. E beh, sì, purtroppo stavolta da fare, invece devo dare un 10 lode, diciamo così, ad Alessia, perché ha fatto un pezzo molto difficile, dove ci voleva molta tecnica, dove la voce dal basso andava all'alto, dove cambiava ritmica, insomma è stata bravissima e l'ha interpretato molto bene, quindi a me lei è piaciuta molto. Ho concluso. Bene, 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 bene. È chiaro che, come abbiamo già detto, questi sono peli nell'uovo, eh? Si va a cercare proprio il pelo nell'uovo, però è giusto che i peli nell'uovo ci sono, quindi bisogna levarseli. Allora, bella, questa che è una massima che vogliamo scrivercela, perché è meravigliosa. Va bene, andiamo avanti, numero 16, anche io sono capace ad urlare. Numero 16, Elisa Giraudo, eh? Ah, Elisa, eh? Oh, brava Elisa, brava. Ah. Ciao. Ciao a tutti. Oh, vuoi cantare? Sì. Ah, allora ti faccio cantare. Dici un po', intanto, l'età. 14. 14 anni. Vieni da?
Alassio. Viene da Alassio, viene dalla X anche. Facciamo una foto con la nostra amica Giusy Lorelli, fotografa ufficiale di quella selection, ed anche della Fiera Internazionale della Musica. Grazie Giusy per le tue foto splendide. Oh, ci fai ascoltare? Come saprei, di Giorgia. Come saprei. Quindi, numero 16, Elisa Giraudo. L'uomo che sei, come saprei scoprire poi le fantasie che vuoi, io ci arriverei nel profondo. Per l'uomo che sei, quando stai lì e non sai che voli prendere, come saprei richiamare gli occhi tuoi, incollare le mie emozionando sempre più nel mondo che solitudini ci dà, perché non resti un po' con me, come saprei amarti io, nessuno sa. Vivere adesso.
eccola qua. Come saprei amarti io. La prossima esibizione qui sul palco numero 17, Lucrezia Boda. Grazie. Vieni Lucrezia, a favore di iPad, che sta facendo le riprese, vieni più avanti, guarda, così la vede bene. Guarda la fotografa che ci fa una foto. Ok. Ora guardiamo anche la telecamera e sentiamo intanto l'età. Ho 12 anni. 12 anni, giudici. 12 anni, 12. Fai ascoltare? Faccio Controvento di Arisa. Controvento. Numero 17, Lucrezia Boda. Voilà. Io non credo nei miracoli, meglio che ti liberi, meglio che ti guardi dentro. Questa vita lascia i lividi, questa mette certe volte più un combattimento. C'è quel vuoto che non sai, che poi non dici mai, che brucia nelle vene come se il mondo è contro te e tu non sai perché. Lo so, me lo ricordo bene. Io sono qui per ascoltare un sogno, non parlerò se non ne avrai bisogno, ma ci sarò perché così mi sento accanto a te, viaggiando contro vento risolverò magari poco o niente, ma ci sarò e questo è l'importante. Acqua sarò che spegnerà un momento accanto a te, viaggiando contro vento. Tanto il tempo solo lui lo sa, quando e come finirà la tua sofferenza, il tuo lamento. C'è quel vuoto che non sai, che poi non dici mai, che brucia nelle vene come se il mondo è contro te e tu non sai perché. Non so, me lo ricordo bene. Io sono qui per ascoltare un sogno, non parlerò se non ne avrai bisogno, ma ci sarò perché così mi sento accanto a te, viaggiando contro vento. Risolverò magari poco o niente, ma ci sarò e questo è l'importante. Acqua sarà che spegnerà un momento accanto a te, viaggiando contro vento, viaggiando contro vento, viaggiando contro vento. Acqua sarò che spegnerà un momento accanto a te, viaggiando contro vento. Grazie. Lucrezia, Lucrezia, Lucrezia. Eccomi qua, eccolo, eccolo che arriva. Numero 17, Lucrezia Boda, grazie cara. Grazie. Grazie, grazie, quanta bella gente che c'è oggi. Chiamiamo sul palco numero 18, Elisa Wiesentainer.
Ciao. Com'è? Bene, bene. Oh. Invece di farlo lungo 40 minuti, fatene uno bello, breve. Uno bello e stop. Ah. Andava un po' meglio questo qua. Allora, anche questa, la vedete tutta timida col microfonino in mano, no? Poi appena inizia la musica, sempre i soliti, fanno i furbi, no? Allora Elisa, dai, anni? 12 anni, sempre la nostra X. Giudici, 12 anni, pezzo? You Lost Me di Cristina Aguilera. Te capì? Allora, ascoltiamo subito il numero 18, Elisa Wiesentheimer, grazie. You lost me.
grazie. Elisa Wiesentainer, grazie cara. Chiamiamo sul palco numero 19 Lorenza Truffa. Sì, ma era i junior adesso? Ci sono i junior, hai sbagliato la scaletta. Hai sbagliato la scaletta, Daniela, eh? Sono i junior questi qua. Vabbè. Anni? 15. Ah. Allora non hai sbagliato la scaletta. Va bene, Lorenza, crediamo che c'ha quello che dice, ma no, non lo so. Allora, cosa ci canti? Glitter and Gold di Rebecca Ferguson. Giudice avete recepito? Lo ripetiamo a favore di giudice. Glitter and Gold di Rebecca Ferguson. Ecco, vi facciamo un cartello? Facciamo un cartellino, perché poi sono anzianotti, sono bravi, eh? Perché poi sono dei giudici, avete visto, puntigliosi, però hanno anche un'età. Bisogna... Ora li facciamo avere, Fabio, per la prossima puntata le cuffiette auricolari, in modo che possano sentire anche qualcosina. Va bene? Grazie. Allora, ringraziamo di nuovo questi tre ragazzuoli e facciamo cantare Lorenza Truffa, numero 19, Liguria Selection Music Show. How good or bad am I or sad? Does it have to get losing yourself? No cry for help, you don't think you need it. And our friends are just a show, but my you need them more than ever before. All that glitter and all that gold won't buy your happy when you've been born. I'm so red and white or stay. Take care of your soul, take care of your soul, 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 soul. How alone, on your own, are you gonna get? That a life you're paying for, and all those friends to leave behind, you might need it when it's cold outside. All that glitter and all that gold won't buy you happy when you've been bought and sold. Red in the world you can't control. So, one day you're gonna really find it. Your dream is a little shiny, and nobody's by your side when the rain comes down and you lose your mind. So, woo, you gotta run too. When you're gonna hide, the rain won't keep you warm on those lonely nights. And all those rain, that was such a show. Well, you're gonna need them more than ever before. All that glitter and all that gold won't buy you happy when you've been bought and sold. Red in the wild seas you can't control with all your glitter and all of your gold. Take care of your soul with all of your gold and take care. Grazie. Lorenza! Lorenza Truffa, facciamo finta di credere che ha 15 anni.
facciamo finta di crederci. Numero 20, Alina Gravana. Grazie, grazie Alina, ciao. Ah, ci state zitti, eh? Vedi che basta prenderli nel punto giusto, poi cosa ci canti? Parliamo piano così, cosa ci canti? Parte del mio mondo tratto dalla Sirenetta. Chiaro? Anni? 9. 9. Anni 9, canta Alina Gravana. Ciao, mi raccomando. Un po' quello che ho è una raccolta preziosa, lo so, vi sembrerà che io sia una che ha tutto ormai, che tesori, che ricchezze, chi mai al mondo ne ha quanto me, se guardi intorno dirai, oh, che meraviglie, ho le cose più strane. Provare anche a ballare e camminare su quei, come si chiamano? Ah, piedi. Con le mie pinne non si può far, vorrei le gambe per saltare ed andare a spasso per la, come si chiama? Figlie non le sgridano mai, nella vita fanno in fretta ad imparare. Ti sanno incantare, conoscono ogni risposta a ciò che chiedi, cos'è il fuoco e sa perché, come si dice, brucia. Ma un giorno anch'io, se mai potrò, Gravana, grazie Alina. E adesso, mia bella gente, l'ultima esibizione di questo quarto di finale. Chiamiamo sul palco numero 21, Laura Fenoglio. Bene, cosa ci fai ascoltare? Ma soprattutto prima che i giudici ci tengono l'età. Ho 15 anni e canto Andiamoci nell'universo di Mia Martini. Ora vado con un bacco di ferro e meno mazzate senza pietà. Vedete il film La furia cieca? Uguale. No, ma figurati, Ma sono io che ti chiedo scusa. Ma ci mancherebbe.
sono io che mi scuso, ma disturbo. Anche te che vieni qua a cantare. Sei strana forte. Vabbè, ascoltiamo, vuol cantare, noi siamo qua mica per cantare. Boh. Numero 21, Laura Fenoglio. E ci siamo. Strana, prima si odia e poi si ama, cambia te improvvisamente, prima la verità, poi mentirà lui senza serietà. Sai, la gente è matta, forse troppo insoddisfatta, segue il mondo ciecamente, quando la moda cambia, lei pure cambia. Continuamente, scioccamente, tu che sei diverso, almeno tu nell'universo, un punto sei che non ruota mai intorno a me, un sole che sola, e come può lei si consola, ma non far sì che la mia mente si perda in congetture, in paure inutilmente. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo, un punto sei che non ruota mai intorno a me, un sole che splende per me soltanto come un diamante in mezzo al cuore. Non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero di più. Non
almeno tu nell'universo. Ok, grazie Laura. Sabrina, toglici una curiosità. Sì. Ogni volta mi dimentico di chiedertelo, ma adesso mi sono ricordato, visto che qua sono tutti cantanti. Sì. E ogni cantante nel cuore c'ha una cosa, al di là del contratto discografico con la Maya Records. Ogni cantante c'ha nel cuore una cosa che tu hai fatto: andare a Sanremo. Beh sì, quello è stato... Cosa vuol dire essere su quel palco lì? Perché... mi piacerebbe sapere. Ma io devo dire che penso che sono magra normalmente, magari adesso un po' più in carne, ma normalmente ero sempre magrissima, e devo dire che ho sudato, ma tanto, veramente tanto come mai nella vita. Ti mette un'emozione unica dietro le quinte, assolutamente da non perdere, perché sono tutti pazzi, completamente pazzi, un via vai, adesso ancora di più con telefonini, cose varie. E tu sei lì che fai yoga dalla paura che hai, perché per quanto sai bene fare le tue cose, hai sempre il timore, come qua, di sbagliare. Con chi hai cantato? Con Puppo, che ai tempi era il 92, si faceva chiamare Enzo Ghinazzi, e io avevo una voce particolare nel suo brano, insomma, che è molto bello, devo dire la verità. Era quando c'era Mia Martini che ha vinto con, se non sbaglio, gli uomini non cambiano, quindi è un anno mitico perché adoro Mia Martini, quindi assolutamente io c'ero per la serie. C'eri. Bene, grazie di questo tuo aneddoto, grazie mille. Anche per farvi capire che non è che sono scappati in casa i nostri giudici, ragazzi, eh? Vabbè, comunque adesso torniamo ai nostri ragazzi, anche se sono tutti molto modesti, insomma sono gente professionale, molto. Quindi sentiamo un po' cosa ha da dirci per quanto riguarda i cantanti oggi in gara, questi ultimi cinque. Allora, cioè... scusami, pensavo non parlassi con me. Allora, come ho detto poc'anzi, Mia Martini è il mio top, come dire. Bisogna avere mestiere, bisogna avere la vocalità, va bene, c'è, però insomma bisogna saper dare quelle frasi, mia, è difficile fare un pezzo di Mia, bisogna essere un po' presuntuosi a fare il pezzo di Mia, capito? Perché allora questa è la mia lamentela numero uno. Numero due, ho sentito delle ottime voci con pezzi non abbinati bene, però che non hanno dato il massimo alle loro voci. Ho visto una bambina di 9 anni che ci ha insegnato molto, mi sembrava di essere alla Walt Disney, perché ha recitato, ha parlato, ha cantato, non ha mai stonato, una voce fantastica. E mi sembra di non dire un'eresia. Tutto questo succede a Liguria Selection, esatto. Music Show. E con questo lascio la parola ai miei colleghi, perché e sentiamo c'è ancora un po' molto da dire. Grazie Sabrina. Sentiamo Anna Marra, che non voglio dimenticare che stiamo parlando di una persona che è presidente dell'Associazione Spettacolo e Cultura, cantante lirica, esperta di jazz, con qualche collaborazione tipo con John Hackett, se non mi sbaglio, giusto per dire qualche nome così a caso. Che quanti anni è che fai musica in generale? Musica da sempre, non lo so, da 2 anni, no? ti piacerebbe no, da 2 anni, quando avevo 2 anni. Ah, da quando avevi 2 anni. No, da 2 anni. No, tecnica musicale da almeno 15-16 anni, insomma. Quindi canto da sempre, non penso di avere mai smesso di cantare. Non smetto ancora. Torniamo ai nostri ragazzi, allora, invece. Ci sono dei... devo dire che sarà molto difficile poi, perché eliminarne di questi giovani junior 6 è dura. Quindi vabbè, speriamo bene. Ci sono stati dei pezzi dove magari il pezzo non era adatto tanto alla voce, per esempio Come saprei, ho sentito sì delle buone idee, ma secondo me non erano adatte. Lo stesso vale per Lucrezia, che comunque devo dire che scegliere un pezzo così nuovo e impararlo già, perché Controvento ha vinto adesso Sanremo, è anche molto molto coraggioso. Comunque ripeto, sempre le voci sono molto pulite. Per la prima volta ho sentito un vibrato da Elisa, quindi finalmente ho sentito un vibrato che manca quasi sempre piatto abbastanza.
E, lo stesso mi è piaciuta molto, molto la Lorenza Truffa, perché brava nel dare espressione, nella modulazione. E Malina, sì, anche io ho visto La Sirenetta, mi sembrava di essere a vedere il cartone animato. Devo dire che i piccolini hanno una capacità espressiva che quasi sembrano che abbiano fatto mestiere da anni, quindi complimenti. E per quanto riguarda Laura, sì, il pezzo è molto difficile, quindi Mia Martini è dura da affrontare, e quindi comunque devo dire che anche lì non ha perso molto, però è molto dura da affrontare. Grazie mille Anna Marra. E adesso ascoltiamo il buon Giuseppe, che è presidente dell'associazione Turismo e Spettacolo di Arenzano. Di Arenzano. Da quanti anni, Giuseppe? Sono 14 anni che siamo sul campo e ne sentiamo veramente tanti di questi ragazzi che si presentano tutti gli anni. Per noi è sempre un immenso piacere, anzi invito tutti quelli che hanno partecipato oggi, iscrivetevi al nostro concorso, avete la possibilità di andare in finale con un'orchestra, nel senso abbiamo 33 elementi. E vi assicuro che cantare con un'orchestra alle spalle, e credo che Sabrina ne sia testimone, è un'emozione veramente forte. Lo vorrei provare anch'io questa emozione. Tu l'hai provata, hai già vinto due volte, non ti vogliamo più, punto. Io senti, che dire, nel senso che i giudizi tecnici sono stati dati da Anna e da Sabrina in maniera eccellente. Io volevo fare i complimenti a tutti i ragazzi che si sono inviti qui questa sera, perché ci siamo veramente divertiti e ci hanno fatto provare delle emozioni veramente forti. Non arrendetevi, anche chi sarà eliminato continui, nel senso che purtroppo una giuria deve dare un giudizio. Ci sarà qualcuno che non sarà più presente qui nelle prossime puntate, ma il prossimo anno la porta è ancora aperta. Non arrendetevi, tirate avanti sempre. Giuseppe, grazie. Faccio una stima veloce, quanti cantanti avrai selezionato in 14 anni? Guarda, sono circa 120 l'anno, per cui fai il conto. Ok, no, era giusto per farsi un'idea. Allora, quindi abbiamo un'idea bene di chi... L'ho fatto questo, allora vi spiego perché. Perché comunque arriviamo a una fase del concorso dove le difficoltà per i giudici sono un po' di più. A me fa piacere che abbiate un quadro preciso di chi vi giudica. Semplicemente questo. Grandi professionisti che hanno i loro punti di vista, ok? Non possiamo però dimenticarci di quelli che sono gli sponsor di questo programma che va avanti da quasi 13 puntate. 13 puntate che sono portate avanti grazie all'aiuto e alla sponsorizzazione dell'Emporio di Monique, ortofrutta italiana biologica, prodotti tipici dell'Alta Valle Scrivia. Come facciamo ad andare a vedere cosa ci offre un negozio di questo genere? Ma è molto semplice, basta andare su www.lemporiodimonique.it. All'interno di questo sito potrete vedere quali sono tutti i prodotti che vengono venduti all'interno di questo negozio. Potete contattarlo, potete vedere su internet, c'è il numero di telefono, potete farvi spedire anche una serie di prodotti a casa, ci sono conserve fatte con prodotti tipici, con prodotti della terra vicino, intorno alla zona dell'Alta Valle Scrivia, e comunque tutti prodotti naturali. E poi è ovvio che non possiamo dimenticarci di chi, ma di chi non possiamo dimenticarci? Della Fiera Internazionale della Musica. La Fiera Internazionale della Musica alla Fiera del Mare di Genova, quest'anno per la prima volta a Genova, il 16, il 17 e il 18 maggio 2014, sarà un evento unico nel suo genere, un evento unico in Italia. Cosa consiste la Fiera Internazionale della Musica? Non ve lo posso dire, perché basta vedere il sito www.fimfiera.it. Ma perché non ve lo posso dire? Ma è semplice, perché quando si parla di Fiera Internazionale della Musica vuol dire proprio che all'interno di questa fiera c'è la musica, c'è tutta, dall'artista jazz all'artista pop all'artista rock, c'è veramente tutta la musica che esiste. Ci sono poi espositori di strumenti musicali, grandi case di produzione di strumenti, una per tutte la Gibson, che sarà presente anche con un pullman veramente particolare, che è stato alla Fiera Internazionale della Musica l'anno scorso. Non mancheranno i grandi artisti, non mancheranno i grandi premi che verranno dati al film,
verranno dati i premi al miglior cantautore piuttosto che alla miglior voce, ci sarà Bobby Kimball, ci sarà Lady Kramer, Corinne Norfield, ci saranno veramente una quantità di artisti che noi non riusciamo neanche a quantificare, saranno intorno ai un migliaio almeno di persone che vengono a suonare a questa fiera. Ricordo per gli amici che ci ascoltano di venire qua a Liguria Selection, perché solo qua avrete la possibilità di acquistare il biglietto della Fiera Internazionale della Musica a un prezzo scontato di soli 10 euro. Il prezzo in fiera sarà di 15. Il biglietto pass per la Fiera Internazionale della Musica potrà essere venduto solo qui all'interno di Liguria Selection Music Show. Pochi sono i biglietti, sono numerati e possono essere anche un bel oggetto da collezionare, perché sono anche graficamente molto belli. Quindi vi ringrazio, mi raccomando, visitate il sito della Fiera Internazionale della Musica, e intanto voglio ringraziare anche Foto Cara Show di Giusy Lorelli per le foto che fa qui a Liguria Selection. Potete contattarla, chiedere l'amicizia su Facebook cercando Foto Cara Show. All'interno di questo sito troverete tutte le foto che sono state fatte dalla prima fino alla puntata di oggi. Potete chiamarla, contattarla e scegliere le vostre foto e farvele spedire a casa. Con questo è tutto, aspettiamo le votazioni dei nostri giudici insieme a quelle vostre. Ciao. Thank you.
un pubblico molto interessato, tutti molto vicini, tutti molto attenti, che non riesco a capirne il motivo. Forse il motivo sta in questo pezzettino di carta qua. Qui, signora, non ti preoccupare, non succede niente. Quindi abbiamo adesso gli ultimi semifinalisti di Liguria Selection. Il momento importante per loro, qua dietro di me. Alcuni andranno a casa, mi dispiace, altri invece andranno in semifinale. E quindi saranno sicuramente al film A Girovagare, belli contenti. E gli altri verranno al film lo stesso. Tanto. Quindi io vado subito a dirvi il primo nome che passa alle semifinali di Liguria Selection e sarà... la bambina più loquace del pianeta, Alina Gravana. Ha incantato tutti oggi. Con la sua splendida voce ha incantato noi, ha incantato i giudici. In semifinale andrà Cosimo Bastola. Ah, trepidazione. Il prossimo a passare... dov'è? Riccardo De Masi. Ci tocca sopportarlo, lui e anche chi c'è dietro, Matteo Murgia. Visto quanta roba devi pagare da bere adesso. Allora, prossimo a passare, una che dice di aver 15 anni, ma io non ci ho mai creduto, Lorenza Truffa. Voglio vedere la carta d'identità dopo, eh? Vieni più qua, anche tu, anche tu, anche tu. Ah. Stefania Pertica! E poi, no, il pastel film è mio! Una voce particolare, ai giudici è piaciuta molto questa voce. Chi sarà? Sono tutti bravi qua. Alessia Torrigino. Il marito non sarà molto contento perché doveva venire di nuovo a fianco a me. Katia Capannelli! Dov'è? 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 Dov'è la scuola? Eccolo lì. Prima fila si è messo, c'ho paura. Sono giovane. Sono un vecchietto ormai. Non c'è storia, capisci? Non c'è storia, non c'è storia. Virginia Della Torre! Più in qua vicino a me, venite vicini, 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 vicini,
perché ancora ci sono. Gina dalla Torre. E ancora un uomo flemmatico, Nicola Spicitelli. Sbirciate, t'ho visto, sai. Elisa Wiesentainer. Un momento particolare per quest'altro concorrente, un personaggio tutto particolare, ma anche lui ha il suo perché, lo troveremo prima o poi. Martin Basile. Fantastici, sono tutti bravissimi, tutti fantastici. Ne abbiamo ancora, non abbiamo finito. Diana Mangano. Questi sono i finalisti, i semifinalisti di Liguria Selection, ma oggi è successa una cosa un po' particolare, nel senso che è avuto un pari merito, e dato che dalla produzione mi hanno dato la possibilità, quindi con un pari merito, di aggiungere ancora qualcuno che passa. Quindi con questo pari merito aggiungiamo ai semifinalisti di Liguria Selection, a pari con gli altri, se non è una questione di voti, li ho messi in ordine io così a caso. Quindi il pari merito può essere già qualcun altro che è qua. Comunque passano alla semifinale Caudullo Planta. Con questo io vi saluto, abbraccio chi non è passato, vi auguro un grande futuro musicale. Ci vediamo alla prossima puntata, e con la sigla di Davide Silitano vi do il mio ringraziamento a tutti per essere stati qua, vi abbraccio, vi do appuntamento a domenica. Grazie a tutti, e mi raccomando, seguiteci su Tele Liguria, ma soprattutto venite qua a trovarci. E vai! Grazie a tutti!